Pagina sportiva del TG Noi, ben trovati, che apriamo con il calcio con la Lucchese. Domenica il Porterisa ospita l'Ancona nella gara 2 della Pool Scudetto. Adesso si ricomincia a fare sul serio. Dopo una settimana di decompressione, causa la sosta obbligata in attesa di Ancona Pistoiese, la Lucchese ha ricominciato a lavorare con intensità in vista della sfida di domenica al Portelisa contro i marchigiani, seconda gara della Pool Scudetto. L'amichevole di sabato a Coreglia, di cui rivediamo alcune immagini, ha mostrato una squadra in salute, anche se ovviamente il test era attendibile fino a un certo punto, visto il divario di categoria e l'intensità dei 90 minuti. La sfida di Pistoia ha comunque confermato che mister Pagliuca e i suoi ragazzi vogliono fare bella figura in questo torneo che assegna lo scudetto dilettanti e dunque anche contro l'Ancona ci sarà da divertirsi. Anche perché dopo l'affermazione dei marchigiani sulla Pistoiese per 2-1, l'unico risultato a disposizione della Lucchese è la vittoria. Dunque è probabile che vedremo una squadra votata all'attacco, non a 5 punte come nel finale di Correggio, ma comunque piuttosto pesante in fase offensiva. Per i rossoneri sarà il primo ritorno al Portelisa dopo l'impresa del 4 maggio. I tifosi e la società sono già mobilitati per preparare una degna accoglienza agli eroi del ritorno in Serie C. E ieri, presso il Museo Rossonero, posto sotto la curva ovest, è stata consegnata la Coppa di Serie D vinta dalla Lucchese nella stagione 1968-69. Vediamo proprio la foto della consegna, operazione resa possibile grazie all'impegno del socio di Lucca United, Giorgio Vietina. E sempre rimanendo al calcio, parliamo di calcio giovanile. Il Milan ha vinto il Memorial Pisani, il trofeo intitolato al giovane calciatore di Poggio, scomparso prematuramente. Il torneo riservato alla categoria allievi ha visto i rossoneri trionfare al termine del girone di qualificazione e poi delle fasi finali. Nella finalissima ha battuto la Fiorentina per 2-1. Tantissime le squadre impegnate: il Milan, l'Atalanta, la Fiorentina, l'Empoli, il Brescia, il Livorno. Il margine coperta è la Lucchese. E adesso l'hockey, parliamo del CGC Viareggio che mette sotto accusa le società che non hanno pagato le tasse di utilizzo dei giocatori stranieri. CGC che chiede una commissione d'inchiesta ma che finora non è stato ascoltato dalla federazione. Vediamo il servizio di Roy Lepore. La costituzione di una commissione d'inchiesta finalizzata al controllo di eventuali irregolarità nelle procedure di pagamento delle tasse relative all'attesseramento dei giocatori stranieri, nelle fusioni e ridenominazioni delle società e al rispetto degli accordi economici con i propri giocatori e tecnici negli ultimi 5 anni. Sono queste le richieste contenute nell'esposto rimasto inevaso che il 100 Giovani Calciatori Viareggio ha inviato al presidente del CONI Giovanni Malagò, al presidente della federazione Sebastiano Aracco e al presidente della Lega Leo Sieghel. Il presidente del CGC Alessandro Paragi, nel corso della recente conferenza stampa sulla fruibilità del parasport, aveva anticipato l'invio alle massime autorità dello sport italiano ed in particolare dell'hockey su pista tutta una serie di osservazioni sull'attuale governance del rotellismo azzurro, una conduzione contestata da diversi club che anche e soprattutto in questa stagione hanno dovuto confrontarsi con tutta una serie di problematiche che affliggono il mondo dell'hockey. Da Viareggio parte quindi l'appello affinché le regole vengano rispettate. E ieri ha preso il via sulla pista del Palaforte il primo raduno della nazionale di hockey che dal 14 al 19 luglio sarà impegnata nei campionati europei in programma a Madrid. Tra i convocati dal commissario tecnico Massimo Mariotti ci sono anche Leonardo Barozzi e Davide Motaran del CGC Viareggio. Grande tennis domenica scorsa sui campi del Circolo Tennis Lucca con il pareggio per 2-2 della squadra di Serie B Lucchese contro la forte formazione del Lumezzane, in evidenza le sorelle Pieri con Tatiana vincitrice di un singolare e Jessica e Tatiana vincitrici del doppio. Prossimo appuntamento per la squadra lucchese domenica 25 presso il Circolo Tennis Genova. Vittoria inoltre della selezione Lucchese della PA Cup Under 8 e 9, che vediamo in questa bella foto. I bimbi si sono aggiudicati il titolo regionale battendo la formazione della provincia di Pistoia. Sempre nel settore giovanile segnaliamo anche l'affermazione degli Under 10 non agonistici, degli Under 16 femminili non agonistici.
Chiudiamo con una notizia d'atletica, nuove soddisfazioni per la Virtus Cassa di Risparmio di Lucca. Pietro Damiani e Jacopo Massagli sono stati convocati per uno stage con la nazionale di salto con l'asta lo scorso weekend, nella prima giornata dei campionati di società cadetti. Grande prestazione e vittoria di Viola Pieroni, proveniente dal vivaio delle Marciatori Barga, nel lancio del disco con 23 metri e 9 centimetri. Vittoria anche per Silvio Bortone negli 80 metri. È tutto per lo sport, pubblicità e poi la terza parte del TG Noi.